Signor Ministro, sulla questione ambientale, questi dati terrificanti di cui si è parlato in questi giorni, cosa ci risponde? Intanto teniamo lontano Taranto dalle polemiche politiche. No, parliamo di ambiente. Teniamo Taranto lontano dalle polemiche. La gente muore, i bambini muoiono. Noi dobbiamo. I dati sui bambini cosa dice? Signor Ministro, signor Ministro, risponda, anche lei, attenzione. Signor Ministro, ci deve rispondere. La mortalità infantile, cosa risponde? Sulla diossina a Manduria, cosa dice? Signor Ministro, l'8 marzo c'erano i figli. Signor Ministro, l'8 marzo. No, signor Ministro, da Signor Ministro, l'8 marzo erano stati previsti. Mi stanno bloccando. Per me l'importante è che lei. Mi hanno buttato a terra. Non si butta. Chi è che si è permesso di buttarmi a terra? Chi mi ha buttato a terra? Chi si è permesso di buttarmi a terra? Il nostro impegno su Taranto continua in maniera forte. Io voglio tenere lontano le polemiche politiche dalla questione ambientale di Taranto, perché i tarantini meritano di più. Io guardavo 10 decreti salva Ilva, si continua a morire, signor Ministro, ci risponda. Ho la consapevolezza che i cittadini di Taranto ormai alle parole non ci credono più, dopo 20-30 anni. Non credono più al governo, ai decreti. Dopo 20-30 anni di disastri ambientali credono che ormai credano solo ai fatti. Allora, quali fatti? Sull'Ilva di Taranto appare ormai chiaro a tutti che il nuovo piano di vendita mette al centro la problematica ambientale, la salvaguardia ambientale. D'altra parte, io l'ho dichiarato all'inizio, voglio salvare l'Ilva. Ma lei deve salvare Taranto, non l'Ilva. Sembra il ministro dell'industria, non dell'ambiente, signor Ministro. Ci vediamo dopo, ragazzi, non ci riesco. Stiamo facendo domande. In qualsiasi città d'Italia, non voglio fare un caso di Taranto, quel dato non può essere già il risultato degli ultimi 2 anni, è il risultato di un... Le morti improvvise di malattie cerebrovascolari, l'AIA che è stata realizzata in minima parte, lo dice l'ISPRA, risponda signor Ministro, risponda, non eluda la domanda. Grazie. Signor Ministro, cosa ci... Guardi, lei è stato con me maleducato, io non parlo. No, lei deve rispondere sulle morti, lei deve parlare del futuro di Taranto. Ah, ecco, io devo fare il signor sì, io devo fare, o le devo fare le domande che lei gradisce, mi faccia capire. In maniera educata, risponde, lei ha detto che vuole salvare l'Ilva. Chi tira calci? Cosa sta tirando calci? Lei ha detto che vuole salvare l'Ilva, dobbiamo salvare Taranto, non l'Ilva. No, non sono maleducato, sono un giornalista libero. Allora quando diventerà educato avrà le porte sempre aperte. Io non sono il suo vassallo.